Eder. Mech. Pallister. Probabilmente una violenta lite sfociata in tragedia. È accaduto questa mattina presto a Pavia. Un 70enne ha ucciso un amico di 36 anni a casa. Poi ha trascinato il cadavere in strada. Lo scrive la provincia pavese. A dare l'allarme alcuni passanti. Sul posto sono intervenuti subito i carabinieri. L'uomo avrebbe confessato l'omicidio. Il corpo della vittima di origini dominicane è stato trasportato all'Istituto di Medicina Legale dell'Università di Pavia dove sarà effettuata l'identificazione. L'omicidio è avvenuto intorno alle 6 di mattina in una palazzina in via Cremona, zona periferica di Pavia. La vittima era ospite da tempo a casa dell'amico che lo avrebbe ucciso all'interno dell'appartamento, per poi trascinare il cadavere sul marciapiede della strada di fronte. Alcuni passanti hanno segnalato la presenza di un corpo senza vita per terra. È scattato subito l'allarme. Al loro arrivo i carabinieri hanno trovato il proprietario di casa sul luogo del delitto. Brutale aggressione in strada a Varese. Un uomo di 40 anni ha sfregiato l'ex compagna e poi ha coltellato il padre di lei intervenuto per difenderla. L'uomo è morto poco a causa delle gravi ferite riportate. L'aggressore è stato bloccato dalla polizia e arrestato. L'aggressione e l'omicidio sono avvenuti nella tarda mattinata di oggi, lunedì 6 maggio, a Varese, in via Ciro Menotti. Secondo quanto riporta Repubblica l'allarme è scattato poco dopo le 12, quando un uomo di 40 anni, Marco Manfrinati, ha raggiunto in strada l'ex compagna 37enne, Lavinia Limido, e ha cercato di colpirla con un coltello. Raggiungendola con alcuni fendenti al collo e al volto, sfregia la ex compagna e accoltella il padre di lei a Varese. L'uomo in fin di vita, arrestato 40enne, l'aggressione in strada in via Ciro Menotti a Varese, attirato dalle urla, il padre 71enne della donna, Fabio Limido, è intervenuto per difenderla ed è stato a sua volta accoltellato dall'aggressore al torace, sul posto, che si trova a poca distanza dalla questura. Sono intervenute le volanti della polizia, due ambulanze, l'automedica e l'elisocorso. Accoltellamento in strada a Genova in zona Pegli. Un 28enne intubato in ospedale al Villa Scassi. È grave. L'uomo è stato subito disarmato dagli agenti e arrestato. Mentre il personale del 118 prestava i primi soccorsi a padre e figlia, entrambi in gravi condizioni, sono stati trasportati all'ospedale Circolo di Varese in codice rosso. Il 71enne, geologo, è andato in arresto cardiocircolatorio ed è deceduto a seguito delle ferite riportate. La donna è ricoverata in prognosi riservata. L'aggressione è avvenuta nei pressi dello studio del 71enne, sotto lo sguardo terrorizzato della madre e della moglie delle due vittime. Anche lei è stata soccorsa dopo essersi sentita male e portata al pronto soccorso. Non è grave. Le indagini sull'aggressione sono affidate agli agenti della squadra mobile, coordinati dalla procura di Varese, che stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto. Secondo quanto riporta Varese News, l'aggressione sarebbe maturata nell'ambito di una separazione complicata tra l'aggressore e l'ex compagna. Da quanto emerso sembra che già in passato le forze dell'ordine siano dovute intervenire per episodi di violenza da parte del 40enne. L'uomo era già stato denunciato della donna tanto che a suo carico era stato emesso un provvedimento di divieto di avvicinamento. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.